benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show, sempre dalla quarantena. Oggi show numero 68, Brambo. Esattamente, siamo ancora in quarantena e vogliamo un attimino provare a pensare a che cosa succederà una volta finita questa situazione, quando si potrà ricominciare a pedalare, cosa succederà soprattutto a livello di ciclismo professionistico e a cascata anche di ciclismo di categorie inferiori, cercando di capire se si potrà tornare alla normalità o se dovranno cambiare parecchie cose. Iniziamo la puntata! Lead Story! È tornata l'energia di un tempo, Brambo, visto che roba, ti ho tolto un timpano o no? No, normale, ma ti normale. Fa bene fare le gare su Swift, ti vedo bello motivato, sì. Poi ne parleremo dopo di ste gare su Swift, mamma mia. Sì. Ma tornando un po' serio, soprattutto dobbiamo dare notizie un po' brutte, perché le previsioni non sono sicuramente positive per il ciclismo, anche in generale. Abbiamo pensato un po' a quello che potrà essere il ciclismo una volta passata la fase acuta dell'epidemia. Attualmente la situazione sembra essere il Tour a fine agosto, il Giro d'Italia a settembre, la Vuelta a ottobre e i mondiali un po' a rischio. No, la Vuelta a novembre addirittura, si parla di una Vuelta a novembre. A novembre. Mamma mia, incredibile. Difficile. Abbiamo chiesto quindi ad alcuni personaggi del ciclismo che lavorano, hanno lavorato appunto nel ciclismo ad alto livello, parliamo di gente come Davide Cassani, ciclista nazionale, Claudio Corti, ex team manager di squadre professionistiche ad alto livello e Piccolo, giusto Brambo? Sì, anche Stefano Piccolo, una voce della federazione, il segretario generale della Lega Ciclismo Professionistico. Ci hanno parlato un po' di quello che secondo loro sarà il ciclismo sia nei prossimi mesi, quindi parliamo del breve termine, sia in futuro 2021-2022. Sono pensieri a ruota libera, comunque senza perdere tempo andiamo a vedere cosa ci hanno detto. Siamo a metà aprile e non sappiamo ancora quando e se potremo ripartire. I corridori non possono neanche uscire in allenamento. Quindi impensabile immaginare la data di ripartenza, però dato che io sono sempre ottimista mi auguro che dai primi giorni di maggio ci sarà la possibilità di allenarci, parlo per i professionisti ma anche per gli elite, gli under 23, e a quel punto a metà luglio vedere le prime gare. Fattibile? Io penso di sì, perché bisogna comunque ripartire. Ok, alcuni organizzatori hanno già rimandato la propria corsa l'anno prossimo, ma il Tour, la Vuelta, il Giro, le grandi classiche, il Monumento, tutti hanno la voglia e l'interesse di riproporre la gara in questo 2020, un anno davvero disgraziato. E ok, ci sono alcune squadre in grande difficoltà, anche gli organizzatori naturalmente non è che siano lì a contare i fiori nel giardino, però se ci danno la possibilità di ripartire nel mese di luglio bisogna assolutamente farlo, perché forse non avremo gente sulla strada ma ci sarà la televisione, ci sarà la possibilità per le squadre di proporre ai rispettivi sponsor qualcosa di concreto. Ok, bisogna pensare l'anno prossimo, ma già quest'anno bisogna correre, anche se pochi mesi, ma dobbiamo cercare di restare vivi, di avere la possibilità di mettere un numero sulla schiena, altrimenti sarà un grosso problema. Il problema lo è già, ma sarà un ulteriore problema per tutti quanti. Buongiorno a tutti. La situazione del professionismo. Abbiamo fondamentalmente due grandi linee di intervento. Trovare tutti i modi per sostenere team, enti organizzatori, atleti e staff in questo difficile momento di blocco dell'attività, e due, immaginare degli scenari. Sul primo punto ci sono già una serie di strumenti che sono stati attivati da governo, da Sport e Salute, dal CONI e che possono essere già effettivi in questo momento. Parlo di cassa integrazione, di sostegno al reddito, di accesso al credito, ma è importante che in questa fase parliamo con una sola voce, che non può che essere quella del presidente federale Renato Di Rocco. Sul secondo punto, immaginare degli scenari, ecco, tutto dipende dal momento in cui ci sarà il nuovo inizio dell'attività. Solo allora potremmo capire come e cosa riprogrammare. Oggi si parla tanto di giro, di tour, di grandi classiche, ma il nostro obiettivo è quello di dare un sostegno e provare appunto a riprogrammare le corse del nostro calendario professionistico, magari ragionando su base nazionale. Grazie.
Buongiorno, parlare brevemente di cosa sarà il futuro del nostro sport, il futuro del ciclismo, non è facile al giorno d'oggi. E intanto stiamo assistendo a un 2020 dove già tante gare sono state sospese. Io ritengo che difficilmente si potrà riprendere l'attività e che comunque al limite si faranno pochissime gare verso fine anno. Le squadre dovranno comunque, ogni squadra dovrà comunque sedersi con i propri sponsor, con i propri atleti, con il proprio staff e ridiscutere un po' le condizioni contrattuali, perché in effetti mancando l'attività bisognerà trovare dei compromessi anche legandosi un po' ai prossimi anni, con chi avrà la possibilità di parlare dei prossimi anni con gli sponsor. Io ritengo che le squadre negli ultimi anni costavano troppo, hanno dei budget enormi, a volte ingiustificabili, e ritornare a costruire questi budget non è facile. So che tante squadre stavano già lavorando per completare il budget del 2021 prima dell'avvento di questa pandemia. Tutto il budget viene dagli sponsor e quindi la crisi sarà veramente veramente dura. L'unica cosa che si può fare è discutere i diritti televisivi, cosa che era stata già tentata all'inizio degli anni 2000 ancora col dottor Squinzi, col mio presidente della SEICO Zappella, di discutere un po' i diritti televisivi con gli organizzatori, però senza arrivare a nessuna conclusione. E anche gli organizzatori saranno in grande difficoltà. Io credo che non si potrà più sostenere un calendario come è stato proposto negli ultimi anni. Le squadre dovranno essere un po' ridotte anche dal punto di vista numerico, almeno per i primi due o tre anni. Bisognerà probabilmente studiare anche una nuova forma di organizzare le gare, almeno fino a che non sarà trovato un vaccino che possa mettere tutta la popolazione mondiale più tranquilla riguardo di questo coronavirus. Bene, abbiamo sentito le opinioni di questi tre personaggi che lavorano, hanno lavorato nel ciclismo in diversi ambiti. Io mi allaccio alle parole di Claudio Corti, dove secondo me si può vedere una delle poche note positive di tutta questa situazione, ovvero che verranno ridiscussi con le squadre i diritti televisivi delle corse, in modo che le squadre non dovranno basarsi solo sugli sponsor in futuro per potersi mantenere, ma avranno anche un introito dei diritti, perché alla fine loro e i loro corridori sono quelli che vengono trasmessi per parecchie ore durante le dirette televisive, ed è giusto che anche loro beneficino di questi diritti sull'immagine della propria squadra. Quindi forse in futuro si riuscirà a fare qualcosa in questo senso, più simile anche ad altri sport. Anch'io sono d'accordo con Corti, però volevo fare anche un piccolo discorso su quello che riguarda anche il ciclismo giovanile, ma anche lo sport giovanile in generale. Sicuramente ci saranno delle cose da fare per incentivare le aziende a investire, ad aiutare comunque lo sport giovanile a continuare l'attività, quindi si parla già di defiscalizzazione per appunto le aziende che sponsorizzeranno le squadre, e spero però che ci sia anche qualche altra idea per aiutare appunto il movimento, perché se perdiamo tutto il ciclismo giovanile il futuro non esiste, almeno sicuramente già in Italia abbiamo delle difficoltà, e quindi se abbandoniamo le nostre squadre di piccole promesse di giovani, il futuro è molto nero. Diventa tutto difficile, perché poi è una cascata, perché ovviamente se cominciano a chiudere squadre professionistiche o non riuscire più ad assumere nuovi corridori, anche i dilettanti, squadre dilettantistiche non hanno più uno tutto. Sbocco per far passare i propri atleti, e così poi ha ripercussioni fino alle categorie giovanili, che per assurdo, essendo basate molto sul volontariato, potrebbero anche riuscire a sopravvivere, però se non hanno nemmeno i soldi per pagarsi la benzina del furgone per andare alle corse, diventa davvero complicato. Speriamo che si riesca a trovare una soluzione. Io ho mio papà che fa il direttore sportivo, segue i ragazzini da 40 anni, e adesso con la SC Cotignolese è in grande difficoltà, perché appunto gli sponsor non riescono a pagare per anche solo
portare avanti l'attività minima sindacale, anche solo continuare a pagare il furgone che serve per portare poi in giro i ragazzi. Quindi è una situazione molto, molto delicata. Noi comunque cerchiamo di pensare sempre positivo, vero Brambo? Cerchiamo di guardare avanti lo stesso, cercando di dare che sia veramente buon umore, come... magari sarebbe già un punto di partenza. Esatto, ma come dicevo prima, che possa essere l'occasione questa crisi per cambiare le cose in meglio in futuro. Quindi esatto, le crisi servono anche a questo. Cycling Inspiration! Senti che slang, Brambo! Andiamo con la sfida delle foto caricate sull'app GCN nella sezione Inspiration. Cycling GCN Inspiration. Inspiration. Cycling Inspiration, esatto. Esattamente. Vai, Giorgio, allora, vai! Andiamo a premiare le tre foto che sono piaciute di più questa settimana. Al terzo posto Roberto Mila, 1978. Dopo un mese ci siamo stancati di girare in tondo in giardino. Hanno creato questo percorso sotto casa. Hanno creato una specie di micro bike park nel cortile di casa. Ottima idea per combattere la noia della quarantena. Roberto vince un cappellino, invece al secondo posto in palio un paio di calzini, a vincere Moser RC 246, allenamento duro, vento contrario, meno male che ho trovato questo trattore che mi ha portato fino a casa. Qui la creatività non ha limiti, ovviamente si cerca di simulare le stesse situazioni che si possono incontrare lungo la strada in situazioni di normalità. Non male, dai. Quanti trattori che mi hanno aiutato anche a me a tornare a casa quando ero morto. Vince al primo posto una maglia di GCN Isaac De Sales. Cosa fai durante la quarantena? Disegni i ragazzi di GCN Italia. Grazie, questo è un bel regalo. questo sono io, bravo. Sei tu, sì, si vede. Questo bello è più schiena che pancia. Questo schienone lungo, un po' ingobbito, sì, potrei essere anch'io. Mi manca un po' il collo, però c'è la Canyon, ruota e profilo alto, accurato il dettaglio del profilo alto. Potreste prendere ispirazione da questo disegno e sfogare la vostra vena artistica, perché no, magari riscoprendo carte e pastelle in un periodo in cui si è in casa chi a fare poco. Chi lo sa. Esatto. Continuate, mi raccomando, a partecipare alla Cycling Inspiration per vincere i nostri premi. Flash News! Andiamo con le notizie di questa settimana. Allora, dal 22 al 26 aprile ci sarà il Giro di Svizzera virtuale sulla piattaforma Rovi. Ci daranno battaglia 19 squadre, sono quasi tutte le squadre World Tour. Ci sarà ogni tappa un'ora più o meno, Giorgio, mi sembra la durata. Sì, esatto, quella. Devono ancora essere individuate le 5 tappe. Sicuramente sarà il più grande evento di ciclismo professionistico virtuale visto fino ad ora. Abbiamo visto un'anteprima al Giro delle Fiandre fatto con Bicool. Vedremo con questo Giro di Svizzera su Ruvi come andranno le cose. Sono curioso perché 19 squadre è una grande partecipazione per una gara virtuale, si vede che tutti hanno voglia di correre in questo periodo. Interessante l'iniziativa per beneficenza di Geraint Thomas, Kwiatkowski e Rowe di fare per 3 giorni consecutivi a partire da mercoledì, domani, 12 ore al giorno su Zwift per raccogliere soldi per il sistema sanitario inglese. Tra l'altro ho visto che Kwiatkowski, Thomas e Dennis hanno scalato l'app di Zwift mettendoci un tempo attorno ai 35 minuti, quindi se voi ci mettete meno di questo tempo controllate il vostro setup oppure mandate il vostro curriculum a Dave Brailsford perché magari vi ingaggia al Team Ineos. Esatto, se avete 6,5 watt pro chilo siete pronti per fare il Tour de France. Controllate, va là, che c'è troppa gente qua che fanno i furbetti, GCN Italia Tech! Andiamo con la domanda di Angelo Alessi. Appunto, si parlava di Zwift, infatti la domanda è riferita a Zwift e ai bad potenza. Vabbè, andiamo. GCN risponde: ciao ragazzi, finalmente con questa quarantena sono riuscito a mettermi in pari con i video, bravo! A causa delle mille cose da fare, lavoro, bici, casa, ero sempre indietro. Adesso anch'io aspetto la campanellina con vero piacere, grande. Una domanda tecnica sui rulli. Il mio rullo Elite dà una potenza inferiore rispetto al mio power meter che uso di solito. A chi faccio riferimento?
Su Swift, quale mi consigliate di agganciare? Grazie! Allora Angelo, ti consiglio di agganciare sempre il power meter perché generalmente è più preciso della potenza che viene stimata dai rulli. Piccola nota, sono pochissimi i rulli che misurano la potenza, la maggior parte dei rulli interattivi la stimano. Il power meter generalmente è più preciso, inoltre immagino che i tuoi valori di riferimento come l'FTP saranno basati sui watt del tuo misuratore di potenza montato sulla bici, quindi se puoi scegliere è sempre meglio scegliere il power meter perché dà valori più attendibili. Brambo, l'importante, diciamo ad Angelo, è che metti il tuo peso reale, giusto, sennò viene tutto sballato e poi... Quello... Le gare su Swift diventano un delirio. L'altro giorno erano squalificati 11 nella mia gara che erano davanti a me, penso un po'. Continuate a scrivere. No, più che altro... stavo già concludendo, se vuoi dire qualcos'altro, Giorgio. Sì, no, stavo dicendo perché poi dopo ti fanno fare fatica te in gara, per questo che insisti così tanto su mettere il peso corretto, se no ti martellano in corso poi su Swift. Mi tirano il collo, per cosa poi, scusa. Continuate a scrivere, a fare domande, GCN Italia risponde, Giorgio risponde, alla risponde, tutti rispondono. Aggiornamento Swift. Swift. Come vi abbiamo anticipato, abbiamo trascorso un po' di ore su Swift la settimana scorsa, abbiamo fatto due workout al martedì e al venerdì, una gara in cui Alan ha corso allo stremo delle sue forze e poi un meetup al giovedì per una pedalatina tranquilla per Watopia. La gara ha riscosso un discreto successo, diciamo è stato divertente vedermi soffrire probabilmente. No, è stato anche, no vabbè, al di là della fatica estrema, però sì, misurarsi, che poi non è, non la considero sempre una gara vera, comunque fare 45 minuti a quell'intensità lì, la fatica è stata vera, perché comunque io vi giuro, mi sentivo a un certo punto morire, perché non avendo neanche il ventilatore, sudi anche molto di più, è molto più dura. E sentirsi comunque in gara come una volta è stato divertente, una parola grossa, è stata un'esperienza diversa dal solito. Esatto. Questa settimana replicheremo, quindi ci sarà il workout martedì alle 17, venerdì alle 10 di mattina, li guiderò io probabilmente, dobbiamo ancora decidere, ma penso proprio di sì. La gara sarà questo mercoledì alle 16.40 con numerosi ospiti. E attenzione ospiti, però, no? Attenzione perché mercoledì ho invitato l'artiglieria pesante. Ci saranno Bettiol, Ciccone, Visconti, Colbrelli, Ganna, Consonni. Insomma c'è una discreta partecipazione per rendere la corsa anche più interessante. Poi ci sarà sempre il team Bardiani, ricordiamo. Ho già capito cosa dovrò dirti dall'ammiraglia. Sta ruota, sopravvivi, sta ruota. Non avrò altre cose da dirti. Sopravvivi. Poi per concludere, giovedì ci sarà un meetup. I meetup possono essere composti da un numero limitato di persone che inviteremo noi, quindi per un'ora, da quando viene pubblicato lo show, per la successiva ora, avete la possibilità di scrivere su Instagram, sul profilo GCN Italia, il vostro nome di Swift. I primi 50 verranno aggiunti al meetup e potranno pedalare con noi giovedì. Quindi sbrigatevi, veloci, veloci. I tuoi commenti. Andiamo con la canonica lettura di alcuni vostri commenti, iniziando da Papo05SQ. Ragazzi, oggi ero particolarmente triste, ma voi mi avete rallegrato la giornata col vostro show. Siete dei grandi, continuate così. Grazie mille, Papo. Noi grazie. Ci proviamo, cerchiamo di trovare il sorriso anche quando le scatole girano alla velocità della luce, vero Brambo? Non siamo sempre così di buon umore. Comunque, no, facciamo però, il nostro meglio. Diciamo che... Ma registrare comunque ci tira su anche di morale, perché sforzarti a essere contenti in ogni caso, ma di fatto ti fa anche diventare più contento. Sorridere è già di per sé una buona medicina per stare meglio. Esatto. Ivan De Montis, in questa quarantena l'unico modo per seguire in santa pace il GCN Show, Italia Show, è seduto sulla tazza isolato in bagno.
Il problema è quando provi ad alzarti dopo 26 minuti di video. Ciao grandi, si vede che ha la moglie, i figli. Un fermo immagine piegato così. Purtroppo con la famiglia non è facile isolarsi per guardare il G7 adesso, però sul bagno, insomma, sulla tazza non è, sembra non essere male. Luca Campagnaro. Ala, niente da fare. Sei l'agnello sacrificato, dato il periodo pasquale. Sì, sono sempre l'agnello di turno, visto che le più grandi faticacce aspettano me. Già sacrificato, neanche sacrificare, l'abbiamo già sacrificato, basta. L'ha sacrificato, Ala. Cioè mai andato, esatto. Ma va bene, ma lo faccio per voi ragazzi, per creare entusiasmo, portare sorrisi. Mi sacrifico per voi. Tommaso Giordano Barberis. Allora Giorgio rispondono: ciao, mi è capitato di fare gambe in palestra a casa adesso, e spingere abbastanza dal punto da far fatica a camminare la sera. Il giorno seguente invece salgo in bici, faccio una gara su Zwift e mi sento bene. Come me lo spiegate? È una cosa ricorrente? Grazie mille. Beh, è stato un po' di stimolo, ci sta, ti sei riattivato. Beato te, non è da tutti. Molti soffrono parecchio l'attività fisica in palestra, il giorno dopo continuano ad avere dolori muscolari. Probabilmente tu riesci a recuperare bene a livello muscolare, ricostruisci velocemente le fibre rotte durante l'attività fisica in palestra di forza, il giorno dopo hai subito i benefici, quindi bene così continua a farlo perché ti porta sicuramente dei risultati. Rosanna Ragnolini, Brambo, di la verità, hai sentito il profumo delle lasagne in forno e hai ceduto, hai fatto bene, ciao Alan. Ma hai fatto bene cosa? Comunque intanto, parliamoci chiaro, di la verità, ti eri messo d'accordo con Martina, con tua moglie, che a un certo punto saltata la corrente perché c'erano le lasagne pronte, avevi fame, di la verità. È saltata la corrente durante la diretta di domenica, c'erano un po' troppe cose accese per casa, ho già comprato almeno deve arrivare, un UPS, un vabbè, comunque cose, una specie che... di batteria che mantiene la corrente, dovrebbe salvare la prossima live. Comunque ci avete perdonato, sono cose che possono capitare, purtroppo è capitato. Mi dà molto fastidio, ma è successo. Brambo era sotto un treno, l'ho chiamato poco dopo, veramente sembrava gli avessero sterminato la famiglia. Ma come non le lasagne, erano buone? Migliori mai mangiate, brava Martina, ti faccio anche complimenti, brava sullo Martina. Show, complimenti. Andiamo avanti, Michelangelo C. Era peggio se usciva Conte e diceva: italiani, devo chiedere un altro piccolo sacrificio, non mollate, ci siamo divertiti alla grande comunque. Sempre riferito all'allenamento indoor che è saltato dopo mezz'ora. In effetti se Conte diceva che dovevamo fare un altro sacrificio era molto peggio. Giusto? Sì, probabilmente sì. Invece l'ultimo commento penso che sia riferito alle gare su Zwift che tu fai. Mi dispiace Carlo Fino, mi dispiace per il Maranga, ma sto format è una bomba da ripetere assolutamente, divertentissimo. Oddio, per me non è stato divertentissimo, però mi fa piacere che sia piaciuto, che abbia creato divertimento e... No, e comunque come dicevo prima, da ripetere, facciamo mercoledì, ci saranno dei cavalli di razza che parteciperanno proprio alla gara e sarà bello vedere anche il confronto con loro, sarà bello vedere un po' di numeri, diciamo. Tra l'altro non l'abbiamo detto prima, ma in descrizione vi lasciamo tutti i link e le date e gli orari dei prossimi eventi che faremo su Zwift, ma anche di allenamenti e live indoor. E poi se volete partecipare alla gara di mercoledì siete liberi di farlo. Caption Challenge, la sfida calorica delle didascalie, calorica perché si aggancia al commento che ha vinto la sfida della settimana scorsa. Giorgio, tutto bene? Si è crepato il timpano? Sì. È ancora intero? No, tengono. Scusa. Stanno allenando anche loro a resistere a queste provocazioni. Allora, la foto era quella, tra l'altro era il patron della CCC, sponsor, poi in sovrappeso ci può stare, non è in attività, seduto mentre i suoi atleti fanno i rulli. Il commento che vince è Andrea Amoni, intervista Giro di Lombardia. Maranga, Matteo Trentin,
Quali sono le tue attività invernali alternative? Trentine, gara di salsicce e birre, primo giorno di ritiro della CCC. Perché lui, Andrea, è stato attento, abbiamo fatto una puntata del Chiediamo ai Pro sulle attività alternative invernali e proprio Matteo disse gara di salsicce, di salamelle, insomma, tutto quello che riguarda... Può succedere... Se fai tutto inverno così ti presenti a primo ritiro non proprio in forma. Esatto. E andiamo a vedere. Comunque vi proponiamo. Esatto. Per questa settimana questa foto un po' retro di due corridori ancora Quick Step. Non c'era ancora la De Koenig. Però vediamo un particolare Devenis un attimino in difficoltà. Un guardo incrociato. Guardate l'occhio incrociato. Saranno stati i troppi allenamenti indoor, troppe gare su tweet. Io l'avevo gli occhi così, finita la gara era veramente trasfigurato dallo sforzo, cioè erano anche messo peggio, altro che occhi incrociati. Comunque, via con andate la sfida, andate pure con i commenti, divertitevi, fate quello che volete, via con la sfida. Siamo arrivati alla conclusione anche di questo 68esimo GC Italia Show direttamente dalla quarantena. Ormai ho perso il conto di quanti ne abbiamo fatti in quarantena, Brambo, non so. Non c'è problema, continueremo a farli sempre, gli show ci saranno tutti martedì, è una cosa che ci sarà sempre, vi terrà sempre compagnia in ogni situazione. Noi non vogliamo, ce la faremo è un rituale, è un rituale che manterremo a tutti i costi. Come sempre, se vi è piaciuto questo show mettete un bel like, aiutateci a crescere, supportateci iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per le notifiche. Continuate a seguirci anche sui nostri altri social. Arrivederci alla prossima puntata, ciao! Ciao.